partirà il rilancio del Partito Democratico, il rilancio della politica in tutto il territorio provinciale. Partirà da Carlentini il rilancio del Partito Democratico e della politica nella provincia di Siracusa. È stato questo infatti il primo impegno politico preso ieri sera a Carlentini dal neodeputato regionale PDSino Giovanni Cafeo nel corso del comizio di ringraziamento a cui hanno partecipato i suoi principali sostenitori come il sindaco di Carlentini Pippo Basso, di Francofonte Salvatore Palermo, mentre il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, è stato assente giustificato per impegni che lo avrebbero bloccato a Catania. Per la prima volta quindi tre sindaci sono scesi in campo per sostenere fermamente il loro candidato. Per la prima volta tre sindaci, il sindaco di Lentini, il sindaco di Carlentini e il sindaco di Francofonte, hanno fatto una scelta che determinerà, secondo me, per questo territorio, un passo importante, cioè quello di avere un riferimento unico a livello regionale con l'elezione dell'onorevole Cafeo. Tra Francofonte, Lentini e Carlentini, perché dobbiamo parlare anche di questo, hai ricevuto la bellezza di circa 2500 voti, quindi dico il territorio, la zona nord ha fatto la differenza, ha dimostrato compattezza, l'ha dimostrato all'interno del PD che ha affrontato una delle campagne elettorali più difficili, penso, della storia del PD, quantomeno degli ultimi anni. A mettere il dito nella piaga sul difficile momento che sta attraversando il Partito Democratico nella provincia di Siracusa e non solo, è stato il sindaco di Carlentini Pippo Basso. Sono i risultati, i fatti che dimostrano che questo partito, se continua in questo modo, non va in nessun posto. Basso ha spedito al mittente anche le accuse mosse da un esponente del Partito Democratico che addebitano a lui e a Cafeo in particolare la sua mancata elezione all'ARS. Ancora oggi, a proposito della vicenda che mi ha riguardato e che ha riguardato noi, ancora leggiamo comunicati stampa di quel tizio, di quel candidato, di quell'altro, ma soprattutto ovviamente quello all'interno del Partito Democratico, che non voglio neanche menzionarlo, che addebitano ai sottoscritti qui presenti la causa della mancata elezione. Invece di interrogarsi per quello che hanno fatto in questi anni, qual è stata la risposta della gente? Perché persone che hanno occupato posti importanti di governo hanno avuto la risposta che doveva la gente gli ha dato, che è quella di essere mandati a casa. Perché rimane il governo di un profondo cambiamento. E cari amici, diciamocelo pure, perché dobbiamo essere onesti con noi stessi. Il voto dato al 5 Stelle è un indicatore di un grande disagio che c'è nella nostra comunità. È un voto di protesta. E in certi casi hanno anche ragione, perché se la politica è solo affari, non è quella di interessarsi dei problemi della gente, hanno ragione. E noi a questo non ci stiamo e la battaglia la facciamo all'interno del Partito Democratico, perché è giusto protestare, è giusto dire le cose per come stanno, però poi bisogna amministrare e abbiamo davanti agli occhi e conosciamo alcune realtà amministrate da quel partito con i risultati che sono davanti agli occhi di tutti, che dobbiamo lavorare affinché la proposta politica che porteremo, ora fra alcuni mesi ci sarà un'elezione nazionale, un momento importantissimo per la vita di tutti noi, ovviamente il Partito Democratico è in grossa difficoltà, ma deve cimentarsi e far sì che deve presentare una proposta credibile nei confronti della gente, che deve presentare uomini che siano credibili, non che si occupino potere per non dire raggiungere altre cose. Questo è l'impegno e la lotta, cara Giovanni, che attraverso la tua persona dobbiamo cercare di portare avanti nei tavoli che contano quando si determineranno scelte e scelte. Il neodeputato regionale Giovanni Cafeo ha evidenziato infine la qualità del progetto politico che sarà portato avanti. Perché oggi sono qua e ci sono con orgoglio per la qualità dell'azione amministrativa, per la qualità delle persone
che mi stanno a fianco e per la qualità del progetto che dobbiamo portare avanti. Il vero danno che va fatto alla politica, quindi al Partito Democratico, ma alla politica tutta, e che avvantaggia il populismo, è quando le amministrazioni sono distanti dai cittadini, è quando non si riesce a fare sintesi. E il vero danno questo partito l'ha avuto proprio da quelli che protestano per il fatto che 3 sindaci hanno scelto di votare per me. E allora sapete cosa c'è? Che noi non siamo loro, abbiamo fatto le dichiarazioni dicendo che io sono il deputato del Partito Democratico, a differenza di altri che hanno vinto. Ho chiamato a Marziano e l'ho ringraziato per i voti, ho chiamato Paolo Amente e mi sono messo a disposizione, come mi metto a disposizione di tutto il territorio, perché oggi sono qua e ci sono con orgoglio per la qualità dell'azione amministrativa, per la qualità delle persone che mi stanno a fianco e per la qualità del progetto che dobbiamo portare avanti. E quindi tutti insieme io ritengo che dalla zona nord partirà il rilancio del Partito Democratico, il rilancio della politica in tutto il territorio provinciale.